Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Finalmente ho avuto la possibilità di provare il Melted nella colorazione Peony, che attendevo come omaggio in un ordine che avevo fatto da Sephora e che non avevo ricevuto. E Sephora, per consolarmi del piccolo pasticcio che insomma c'era stato, e mi aveva omaggiato di un buono acquisto online di 10 euro che ho avuto la possibilità di utilizzare, e anche grazie ad uno sconto del 20% che avevo, e quindi praticamente sono riuscita ad avere questo kit gratuitamente. Questo è l'Epley Everlasting Lip and Cheek Duo. E dunque, se lo avessi acquistato sarei rimasta non delusa, no, delusa no, però insomma sarei rimasta un po' perplessa, perché comunque non so perché, ma nel mio immaginario pensavo che le confezioni fossero un po' più grandi di quelle che in realtà sono. Allora, la confezione esterna è veramente molto carina, anche per fare un pensierino ad un'amica, è veramente deliziosa. E le quantità di prodotto, dicevo, sono veramente minime secondo me. Allora, questo qui è un blush che è nella colorazione Justify My Love, e questo qua, il Love Flush. E quando l'ho visto mi è piaciuto tantissimo, questa confezione, perché quando ero più piccola avevo una Barbie, io adoravo le Barbie, e che aveva uno specchietto praticamente identico a questo, ovviamente in misura Barbie, era un po' più piccolo di questo, ma era fatto esattamente così. Forse aveva una colorazione un po' più sul viola, questo è molto rosa, rosa proprio Barbie. E insomma lo trovo veramente molto carino. Questa è l'interno, ovviamente l'ho molto usato, ed è questo rosa, visto così è molto carico, ha delle leggere come posso dire, delle leggere pagliuzze dorate all'interno, però poi applicato non è eccessivo. Adesso ne ho messo troppo perché comunque volevo che nel video si vedesse, però si sfuma veramente molto bene, ed è questo rosa. Io lo trovo veramente molto carino, mi piace veramente molto, e questa è una cosa che mi ha veramente piacevolmente stupito. E quindi questo lo comprerei in full size, che allora questo sono 2 grammi praticamente, no, sì, 20. Mi sembra 2 grammi, boh, non lo so, comunque è veramente piccino. Mentre la confezione grande è molto grande, sempre così a forma di cuore, è veramente molto carino e mi è piaciuto. E sono diversi giorni che lo indosso, e mi piace anche il fatto che resta praticamente tutto il giorno. Non si muove, insomma, è veramente molto carino. E questo è il famoso Melted nella colorazione Peony, la 01. Allora, che dire di questo Melted? Dunque, la prima volta che l'ho messo sono rimasta molto male, perché non mi è piaciuto per niente, mi era andato a evidenziare tutte le rughette e mi aveva sbavato. Non moltissimo, però comunque tendeva a uscire da insomma, una tragedia. Tanto che ho pensato, vabbè, desideravo tanto questo Melted, insomma, non vale assolutamente l'acquisto. Poi ho capito che il problema di questo rossetto, che è un rossetto tinta, come posso dire, praticamente una volta asciugato è vellutato, molto opaco, e io lo trovo veramente bellissimo, ma è bellissimo adesso, dopo che ho capito come andava applicato, perché praticamente si deve schiacciare, e quindi si rischia, ecco, per esempio adesso è troppo prodotto.
Ed è questo il problema di questo applicatore, secondo me, perché si rischia di metterne troppo, e mettendone troppo crea questa serie di cose, si infila in rughe che uno magari neanche avrebbe a vista, a prima vista, e si ritrova insomma evidenziate rughe, si ritrova che insomma se ne va in giro e non va bene. La colorazione secondo me è molto molto bella. Forse non è adattissima a questa stagione, però io l'ho ricevuto adesso e quindi adesso che lo provo. E secondo me la cosa importante, e lo rende portabilissimo, è il fatto di non esagerare con il prodotto. Io ho provato diversi giorni. Allora, la prima volta ve l'avevo messo da parte e ho detto no, vabbè, non è una cosa per me, evidentemente. Invece poi ho capito che ne va messo veramente, bisogna capire la giusta quantità. Si può anche provare ad applicarlo con le dita, e questo è l'effetto sulle mie labbra, e io lo trovo veramente molto carino. Sono diverse ore che lo sto indossando, è asciutto e praticamente non dà effetto, non ha effetto transfer, lascia le labbra colorate. L'unica cosa, dopo un po' di ore, tende un pochino a seccare le labbra, e le possibilità sono due: o mettere un po' di balsamo labbra, oppure riapplicare sempre poca quantità di Melted, così da reidratare un pochino. La durata è ottima, e l'unica cosa, sì, questo applicatore fatto in questa maniera, che forse non è proprio l'ideale, e anche perché il rischio poi è quello di sprecare prodotto, perché metterne troppo significa avere un effetto antiestetico, ritrovarsi con un effetto antiestetico e sprecare prodotto. E però una volta capito come va utilizzato, secondo me è veramente molto molto carino. Lo comprerei in full size? Onestamente sì, forse non comprerei questa colorazione. Ho visto che ce ne sono anche altre, e forse proverei ad acquistare un altro colore. Il prezzo della confezione, diciamo, vendita si gira intorno ai 20,50 euro, e secondo me è un buon rossetto e li vale. Questa, non so, secondo me 12 euro per questa confezione, non lo so, questi dovrebbero essere dei campioncini gratuiti, secondo me non andrebbero messi in vendita. Ok, io li ho avuti gratuitamente, però li avrei anche comprati sinceramente, tanto avevo la curiosità di provare questi prodotti. Però se li avessi acquistati, sì, forse sarei rimasta perplessa per le piccole quantità. E comunque sono molto contenta di essere riuscita a provare, e soprattutto a capire come va utilizzato questo prodotto, perché effettivamente è un prodotto piuttosto valido. Insomma, io spero di essere stata utile, e se avete piacere di iscrivervi al mio canale, insomma, ne sarei veramente molto contenta, e se avete piacere, al prossimo video. Ciao a tutti!